automobilisti di tutti i giorni. Due grandi protagoniste del mercato, due categorie di vetture molto diverse, ma un canone di noleggio tutto compreso molto simile. E allora la tentazione è forte. Auto Contest. Le conosceranno, le proveranno, scopriranno pregi e difetti. E alla fine faranno la loro scelta. Auto Contest, il primo reality test della televisione italiana, sta per cominciare. Nelle precedenti puntate di Auto Contest, Maurizio, Roberto e Salvatore hanno provato a fondo la Abarth 595 Competizione e la Fiat 124 Spider che dovranno giudicare per noi. Le due protagoniste del nostro Auto Contest sono due vetture molto diverse fra loro, rappresentando in pratica i due volti della sportività made in Italy. Ma il canone dell'offerta Lisis, come abbiamo visto nel dettaglio, è molto simile per entrambe, attorno ai 500 euro al mese, tutto compreso. E allora, per i nostri driver, fare una scelta precisa tra due automobili così ambite è stato molto, molto difficile. Non essendo la prima esperienza alla guida di un'auto con questa potenza, E questo assetto ne sto apprezzando appieno tutte le peculiarità, estremamente positive ovviamente. Anche su percorsi insomma veloci, come abbiamo fatto prima l'autostrada, scoperta, ha comunque una macchina che ha dato veramente, ha riempito di soddisfazioni, di desideri, di entusiasmo, perché comunque Detto da uno che non ama le convertibili, esatto, insomma, esatto, è tutto un programma. Ecco, invece, qualche difetto che traspare da questa prima esperienza con la 595? Beh, all'inizio ho pensato subito ai sedili, come abbiamo sfatato il mito, diciamo. Esternamente è bella, piacevole, il bicolore, il tetto apribile, comunque trasmette belle emozioni. Qualcuno ha trovato il cambio un po' troppo contrastato, che cosa ne pensi? No, io lo trovo comunque nel mio stile di guida rispondente appieno alle esigenze del guidatore, non trovo particolari difetti o migliorie da poter fare. Il canone di noleggio è composto da tante voci, non soltanto dall'utilizzo dell'auto ma anche da un pacchetto di servizi. Questo perché chi sceglie il noleggio a lungo termine di fatto vuole essere libero da tutti i pensieri dell'auto. Il noleggio a lungo termine va a braccetto con un concetto che è quello di godersi solo del bello dell'auto e lasciare delegare ad altri la gestione di tutte le incombenze legate al veicolo. Quante volte le hai ammirate? Quante volte le hai desiderate? Quante volte hai pensato di essere proprio tu a parlare di loro? Auto Contest, il primo reality test della televisione italiana, è finalmente arrivato! Auto Contest, il tester questa volta sei tu! Un brand leader anche al di fuori dei tradizionali target del rent, anche per i privati. Attenzione, cura, impegno, perché ci importa di te. Care. Den Cars. Abbiamo visto questo auto contest fra la Abarth 595 e la Fiat 124 Spider. Entrambe avevano un'offerta di noleggio
che è concepita con un budget mensile intorno ai 400 euro. Infatti per l'Abar 595 abbiamo 424 euro mensili IVA esclusa e per la 124 Spider 428 euro IVA esclusa. Abbiamo visto come rappresenta un anticipo, 2000 euro in entrambi i casi IVA esclusa, per una durata del contratto di 36 mesi e chilometri inclusi 30.000. Abbiamo visto ancora come possiamo andare a lavorare su queste tre variabili per andare a customizzare ancora di più l'importo del canone di noleggio, ma l'ultima area che bisogna andare ad esplorare per davvero rispondere alla necessità di chiunque, parliamo dal privato all'azienda, al libero professionista, è quello di andare a capire come customizzare appunto i servizi. Sappiamo che questi canoni comprendono l'RCA, comprendono la furto incendio, la riparazione dei danni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il bollo per tutta la durata, il traino, il servizio di infomobilità. Beh, ogni singolo servizio può essere ulteriormente personalizzato. Se per esempio il cliente guida in aree urbane oppure parcheggia la macchina in aree non urbane, potrà riflettere ad esempio su quali penali risarcitorie in caso di danni inserire all'interno del contratto, il tutto chiaramente per alzare o abbassare il canone in modo tale da chiaramente rientrare in quel famoso budget mensile. Si tratta quindi di un'operazione che probabilmente solo il contratto di noleggio riesce a fare, perché parliamo di mobilità, non parliamo di uno strumento finanziario, parliamo di uno strumento fatto per dare una vettura a un budget mensile con l'inclusione di servizi pensati sulle necessità del cliente. Questo è il vero obiettivo del prodotto di noleggio. E stiamo per entrare di nuovo e per l'ultima volta in questa sessione di Autocontest nell'abitacolo della Abarth 595 competizione della Fiat 124 Spider. Vi ricordo brevemente i numeri salienti di queste due vetture: per l'Abarth 180 i cavalli, 0-100 in 6,7 secondi, 225 orari la velocità massima. Per la Fiat 124 Spider, motore sempre 1.4 turbo con molte componenti in comune, un po' meno i cavalli 140, 0-100 in 7,5 secondi, 215 orari la velocità massima, tutto il grande fascino delle vetture a cielo aperto. Due automobili che sono piaciute talmente tanto ai nostri tre driver protagonisti di questa prima sessione di Autocontest che alla fine del test farli scendere dalle vetture, insomma, è stata un'impresa piuttosto ardua. Però gli sportivi potrebbero dire: vogliamo sentire un po' di più il rombo del motore, del turbo in questo caso. Tu che ne pensi? Ma si sente nel modo, secondo me, giusto, nel senso che si sente il turbo quando entra, perché tira, perché ti schiaccia un po' al sedile, A livello acustico, sì, no, potrebbe essere più forte la presenza dello scarico. A mio avviso questo è un giusto compromesso che ti permette di vivere anche con un po' di tranquillità la macchina cabrio, no? Cambio, la leva del cambio mi sarebbe piaciuta un po' più lunga, leggermente più lunga. Questa è un po' incassata, però cose personali. Qualche interferenza hai trovato con i comandi secondari? Sì, il cursore qui centrale, se sei abituato a guidare con il braccio sul bracciolo, un po' vai a toccare quelli che sono i vari servizi. Dicevamo in una precedente chiacchierata di avere la conferma alle aspettative esterne dell'auto e confermo con piacere di aver trovato la risposta alle aspettative riposte prima del test drive. Tra un po' ti trovo a chiedere se in questo nostro autocontest sceglierai la 124 Fiat o la Abarth 595, che abbiamo comparato idealmente sia perché sono le due rappresentanti di due modi diversi di concepire la sportività in ambito del gruppo Fiat, ma anche perché
attraverso l'offerta Lisis si possono portare in garage con poco più di 400 euro di canone mensile, con tutto compreso, insomma, quindi c'è anche proprio una comparazione di carattere economico. Non ti chiedo ancora qual è il tuo giudizio, ma insomma, un'idea possiamo averla? Sì, assolutamente sì, anche se un'idea me la sono già fatta, avendo provato tutte e due le auto. E se la risposta oltretutto sulla proposta Lisis è assolutamente comparabile ed equiparabile per tutte e due le auto, credo di aver fatto già la mia scelta. Sicuramente una macchina sportiva, una macchina, cioè, alla guida, anche forse un po' più di quello che mi aspettavo comunque a livello di prestazioni. Cioè ti ha sorpreso positivamente? Sì, mi ha sorpreso positivamente a livello di prestazioni, come guidabilità, come accelerazione, come forse il rombo del motore mi aspettavo qualcosina, invece comunque rimane abbastanza... È vero che è un cabrio, sì. E quindi insomma non deve essere troppo invadente. Però forse si poteva calcare un po' di più la mano sulla sportività. Quindi difetti al momento non ne hai riscontrati? No. No, devo dire solo pregi al momento. E sono proprio piacevolmente soddisfatto. Sorpreso. Non te l'aspettavi così versatile? No, non me l'aspettavo, no, pensavo più la macchinetta sportiva per il ragazzino. Per il ragazzino smanettone, ragazzino con una buona disponibilità economica, perché sì. Sicuramente non è una vettura disponibile, non è una vettura alla portata di tutti, anche se tutto sommato, soprattutto utilizzando l'offerta di Lisis, si può portare a casa con poco più di 400 euro al mese. Tanta disponibilità di coppia, tanta spinta e tanta sensazione, come dici tu, di sentire la vettura. Sì, un bel contatto col terreno, cioè non senti la distanza col terreno, molto sconnesso. Risposta immediata del cambio, sicurezza. Sento anche che la senti la vettura, perché si capisce quando c'è sintonia con il mezzo meccanico, e quindi questo vuol dire che è una vettura che anche con pochi chilometri di vita in comune trasmette subito quella giusta sensazione di corrispondenza, di affidabilità che ci vuole tra driver e vettura sportiva. Quindi possiamo dire promossa fino a questo momento. Promossa assolutamente, assolutamente a pieni voti. C'è sempre qualcosa che si può migliorare, quindi giudizio 9, però ce n'è tanto. Direi che il rombo, come ho detto anche già prima, ripagherebbe qualsiasi piccolo difetto. Potresti pensare con 400 euro poco più al mese di portarti in garage questo gioiello? Beh sì, diciamo forse prima non ci avrei mai pensato, ma mi rendo conto in realtà che è una macchina comunque di un segmento accessibile, che però può regalarti comunque la sportività di vetture di livello comunque superiore, e comunque si sposa bene come auto anche per andare a lavorare, per andare in città, per fare, diciamo, per vivere la quotidianità. Roberto, Fabio e Maurizio concludono la loro prova della Abarth 595 competizione e della Fiat 124 Spider, noi conosciamo meglio Lisis, l'azienda leader in Italia nel noleggio a lungo termine, una formula che si sta diffondendo sempre di più nel nostro paese per i suoi grandi vantaggi rivolti alle aziende e ai privati. Per quanto riguarda le auto, noi abbiamo voluto spostare questo concetto sulla persona. Passare tante ore alla guida spesso, come dire, lo si fa, ecco, quando ci si muove per lavoro, anche in solitaria. Per cui dare ai nostri driver un riferimento di un medico
che risponde, che può per esempio dare dei consigli sul proprio stato di salute in quel momento lì, indicare per esempio dei presidi sanitari in prossimità del driver, riteniamo possa essere d'aiuto. Quindi dovete proprio immaginare un call center di medici che sono a disposizione del driver per guidarlo in quello che possono essere i comportamenti migliori da tenere quando in quel momento lì il driver appunto ha la necessità di un consulto medico. È un servizio che copre l'intera giornata lavorativa, anzi ben estesa, dalle 7 del mattino alle 22 di sera e per 365 giorni all'anno. È un servizio che mira proprio a un'attenzione particolare a chi tutto il giorno sta su un veicolo e si sposta per lavoro. C'è un numero verde dedicato, risponde un operatore che ha come primo compito quello di, se possibile, anche chiedere un po' di riferimenti al cliente, quindi dove si trova. Noi al nostro partner inviamo anche i dati del veicolo, che sono importanti nel momento in cui si parla di una persona che si sta spostando e ha bisogno di aiuto, e a questo punto il contact center scala immediatamente la chiamata a un medico e di lì parte un dialogo con il medico che la prima cosa che diciamo tenta di appurare sono le condizioni fisiche di salute in quel momento. Dopodiché quello che il servizio va a fare, quindi il dialogo con il medico va a fare, è di abbattere quello che in genere è uno stato di disagio che spesso è strettamente correlato al disagio fisico. Quello che ci raccontavano è che spesso non è tanto il sintomo che il driver lamenta, quanto come dire, un fenomeno riconducibile quasi a un attacco di panico che immediatamente dopo si lega a questo sintomo di disagio. Ecco, il dialogo con un medico spesso fa rientrare questa sensazione appunto di disagio e la riconduce in un qualcosa alla razionalità. E banalmente non è facile trovare a qualunque ora del giorno un medico disponibile appunto con cui parlare che possa dare indicazioni chiare. Un medico comincia ad avere chiaro, dopo il dialogo con il cliente, quello che potrebbero essere un po' le cause, o soprattutto se è il caso di fermarsi e non guidare più, o addirittura chiedere al driver di chiamare i soccorsi. Ognuno di noi in genere, quando ravvisa questi sintomi, difficilmente chiama da solo i soccorsi. Non lo fa nessuno, per uno stato di timore su timore. In realtà, probabilmente un dialogo con un medico che possa dire al nostro driver: fossi in lei io chiamerei i soccorsi, beh, cambia completamente il tipo di supporto, ovviamente, e anche l'approccio psicologico di chi ci chiama. Eccoci arrivati praticamente al termine, alla conclusione di questa prima sessione di Auto Contest che è vissuta su ben 4 puntate. Fabio, Roberto e Maurizio ora dovranno dirci finalmente quali sono i loro giudizi finali appunto sulle due vetture protagoniste del nostro Auto Contest, quindi Fiat 124 Spider e Abarth 595 Competizione. Devo dire che io, sedendo nell'abitacolo accanto a loro, vivendo in diretta le loro prime sensazioni, le loro emozioni, una certa idea me la sono fatta. Sono state confermate appieno le aspettative, sicuramente sulla potenza della vettura, le prestazioni, la sicurezza, come gestisce l'asfalto e le prestazioni, sicuramente da sottolineare. Quindi una vettura sicuramente di nicchia, importante, che non ha nulla da invidiare a vetture di categoria superiore. Il comportamento dinamico è il comportamento di un'auto che, sollecitata anche sul breve, con un incremento della velocità, condizioni di asfalto non perfettamente lineari, ha comunque risposto e ti dava la sensazione di essere a contatto pieno col terreno e quindi ti stimola quasi a portarla al limite della sicurezza, ovviamente. Tutto è migliorabile, però ha risposto appieno alle aspettative. Una piccola parentesi, confermo l'importanza di fare il test drive perché è come indossare un abito. Aspettative pienamente confermate, prestazioni ottime, rapporto sul prodotto senza portare discapito assoluto al comfort e comunque questa idea un po' retro su uno Spider compatto è un'auto da possedere probabilmente.
quello che in realtà potrebbe sembrare un difetto, ma in realtà amplifica la guidabilità dell'auto. Sicuramente è un'auto che si lascia guidare, ma ci vuole un po' di controllo, quindi è un'auto per molti ma non per tutti, e sul retrotreno potrebbe essere leggermente migliorata, però un prodotto di questo tipo ci sta. Ma le sensazioni sono quelle sicuramente di una scoperta, di un ritorno al passato, di una vettura piacevolissima, con la sorpresa, ripeto, sottolineo le prestazioni del motore, che su una vettura di questo tipo è stata la più importante sorpresa. Le aspettative erano totalmente diverse, nel senso, forse sono rimasto ancora molto più piacevolmente colpito e stupito, in quanto comunque abituati alla ragione della 500 con una piccola city car, invece si trova sotto un motore pazzesco, con un rombo e un rumore bellissimo da ascoltare, da guidare, divertente, quindi bella. Sinceramente ho pensato che può essere anche un'auto che può fare al caso mio, anche come auto da città, quindi ne esco molto colpito, interessato, nonché divertito. Qualche difetto c'è, sempre a livello estetica interiore, di design, diciamo, forse poteva esserci qualche rifinitura in più internamente, le plastiche rispetto a altri inserti, cromature, il volante che è veramente bello, i sedili che sono particolari, avvolgenti, quindi una sensazione di qualità, alcune plastiche invece peccano parecchio. Come abbiamo già detto anche prima, se ne era sentito parlare tanto, devo dire che da alcune recensioni che avevo, che avevo letto, comunque avevo visto dei vari video, mi aspettavo parecchio, effettivamente è stato confermato, si sale a bordo, si sente la qualità, si sente la vettura comunque sportiva e grintosa come ci si aspetta, una cabrio a tutti gli effetti, quindi con un tetto anche molto comodo. Inizialmente il fattore di non avere un meccanismo automatico mi ha lasciato un po' così, poi però effettivamente è anche comodo, quindi nell'insieme è bella, molto piacevole. Internamente, se dovessi trovargli delle pecche, qualcosa che secondo me è migliorabile, il cambio che è leggermente piccolo, insomma non mi dà un bel piacere, è il volante, a livello estetico più che altro, a livello di prestazioni va benissimo. La 595 secondo me è stata una grande rivelazione, perché partivo probabilmente un po' prevenuto e la consideravo una macchina molto dedicata al giovanotto, quindi al ragazzetto con un po' di disponibilità economica. Sicuramente l'offerta che fa l'Isis è un'offerta molto valida sotto l'aspetto economico e devo dire che la macchina riprende sicuramente degli standard che invece sono comuni ad una popolazione molto più ampia, quindi a un target molto più ampio che va, passatemi un po' il termine, diciamo che può essere secondo me considerata come una mini supercar, no? Quindi la macchina dalle alte prestazioni in dimensioni ridotte che può essere ben utilizzata anche all'interno di una città caotica e complicata per quanto riguarda l'argomento parcheggio come Roma. Quindi dimensioni ristrette, grosse performance e prestazioni, linea sicuramente accattivante perché un Evergreen è quella della 500, quindi un prodotto veramente entusiasmante, ha lasciato sicuramente un aspetto molto positivo. Ho dichiarato che no, non sono un appassionato di cabrio. Mi sono dovuto sicuramente ricredere perché è un'esperienza, una bella esperienza, una macchina, andare in giro con una macchina cabrio, e si prova un'emozione sicuramente nuova e la macchina c'è tutta, prestazioni, motore bello pieno, e quindi la macchina che dà piacere, anche se non era sicuramente, non è nei target delle mie preferenze. Bellissima esteticamente, una macchina che ha il suo appeal, che ritorna un po', riporta un po', richiama a qualche decennio fa, come un po' anche il nome, quindi però è una macchina di impatto, di grande impressione. È una scelta fatta in modo oculato da parte di Fiat. Personalmente il retrotreno l'avrei reso un po' meno leggero, non dimenticando che chiaramente questo dà spazio alla macchina di essere un po' guidata, un po' più guidata.
siamo giunti al termine del nostro Auto Contest dedicato alla sfida tra due grandi sportive all'italiana, la Fiat 124 Spider e la Abarth 595 Competizione. Due vetture dal grande temperamento e dalle elevate prestazioni che rappresentano le due facce dello spirito sportivo Made in Italy, ma che, grazie all'offerta di noleggio a lungo termine di Lysis, si possono avere entrambe a un canone mensile tutto compreso molto interessante e molto vicino, attorno ai 500 euro. I nostri tre driver, Fabio, Roberto e Maurizio, hanno approfondito la loro esperienza alla guida delle due protagoniste del test, così diverse e così ugualmente affascinanti. Ed è arrivato il momento di decidere quale tra Fiat 124 Spider e Abarth 595 Competizione, più o meno allo stesso canone mensile Lysis, si porterebbero in garage. Vista l'offerta Lysis, visto il discorso economico che ha sempre la sua importanza, sono due vetture sicuramente a loro modo paritetiche, però non dovendo sacrificare nulla a livello economico, alla fine quella che mi piacerebbe possedere sicuramente è la 595, perché comunque l'idea di avere una supercar negli spazi così ridotti in una città come Roma è il giusto compromesso. La nomination la prende lei, dovendola dare, nulla togliendo alla 124, che comunque è una scelta veramente difficile. La 595 Abarth, cioè la vedo una vettura che può fare proprio al caso mio, o comunque al caso di sicuramente un ragazzo giovane che lavora e ha voglia comunque di un'auto sportiva per divertirsi, non troppo impegnativa, che può utilizzare sia nella città, quindi per un uso quotidiano, ma da prendere anche per andarsi a divertire e fare qualche chilometro accelerando un po' di più. Sicuramente è un'auto sportiva a tutti gli effetti, quindi un'emozione particolare, in quanto rumore bellissimo, prestazioni non me le aspettavo, quindi bella. Me le porterei in garage tutte e due. Quello devo dire sì, perché ognuna delle due ha le sue grandi qualità. Se dovessi chiaramente averne soltanto possederne una, andrei sulla 500 perché si avvicina di più alle mie esigenze, però non nascondo che approfittare di un'offerta di noleggio con una macchina del genere come la 124 è un argomento da non trascurare, da non lasciare nel cassetto, ma da tenere, da usare, insomma. È stata la Abarth 595 Competizione a far innamorare i nostri driver, soprattutto Fabio, ma la Fiat 124 ha comunque colto nel segno, facendo ricredere sulle Spider Maurizio, che ha ammesso che, potendo, le voterebbe entrambe. La prossima settimana ad Auto Contest si sfideranno ancora due grandi protagoniste del mercato, la attesissima Alfa Romeo Giulia e la best seller Jeep Renegade, proposte da Lysis a un canone mensile tutto compreso di poco più di 400 euro. Robert, Simone e Alessandro le proveranno entrambe per la prima volta nel primo reality test della televisione italiana. Test drive è molto importante, perché vedere una vettura statica e provarla poi su strada cambia completamente magari il giudizio che si ha su di essa. Mi piace guidare, mi piace avere la sensazione di sicurezza in auto, che l'auto mi segua nelle performance e anche mi aiuti negli errori, mi corregga negli errori che posso fare. Sicuramente mi reputo un appassionato delle auto. Mi piacciono le auto, soprattutto guardo con occhio le prestazioni, le linee, anche la parte legata ai consumi e quant'altro. Abbiamo un servizio che è denominato iCare Smart. iCare Smart ha la funzione di geolocalizzare il veicolo, naturalmente viene fatto esclusivamente in caso di necessità, tipicamente il furto del veicolo.
Non esiste quindi una geolocalizzazione in real time, è una geolocalizzazione che viene effettuata perché ad esempio il veicolo è stato sottratto impropriamente. La cosa che noto di più è ovviamente la parte della Giulia, era l'interesse di vederla da vicino, per quanto se ne è parlato ovviamente, quindi apprezzo molto la linea sportiva, il frontale è importante, poi essendo comunque un Alfa Romeo mi attendo comunque anche delle prestazioni. Ma sono entrambe a livello di immagine molto, molto rievocative di entrambi i marchi. Di Renegade ho guardato un po' gli spazi perché magari puoi pensare anche ad un utilizzo fuoristradistico per divertimento, per degli usi che non sono quelli canonici del tragitto casa-ufficio, e quindi ho guardato anche un po' questi spazi.